si parla di tanti altri potenziali obiettivi per il centrocampo. Innanzitutto vorrei che lei facesse un po' un identikit dei due calciatori che arriveranno, cioè cosa si cerca principalmente, un giocatore con vocazione all'inserimento, con qualità offensive che possa fare sia la mezzala che il trequartista, si cerca un playmaker, cioè quali sono le caratteristiche preponderanti, e poi insomma se il giovane ghanese Ayew è ancora un nome credibile. No, io lo cancellerei proprio, perché Marsiglia l'ha dichiarato incedibile e noi non lo rincorreremo oltre, quindi toglietelo dall'arco delle possibilità. E, mentre invece ecco, è diverso dire che stiamo valutando le possibilità, le qualità di calciatori giovani che sono già in forza a Palermo. Per esempio Acqua sta facendo molto bene, l'allenatore lo sta studiando e magari... qualità che metterà in mostra Acqua in questi 20 giorni a venire saranno tali e tante da farci spostare l'attenzione su un altro tipo di giocatore, no? Stiamo valutando lo stesso Casami oltre che Rigoni, facciamo i Darmian e Garzia, stiamo facendo le nostre valutazioni e rispetto alle risposte che daranno questi giocatori saranno indirizzate le scelte. Mi perdoni, direttore, Acqua potrebbe fare il lato del rombo, cioè giocare al fianco di Liverani o sul centro-destra o sul centro-sinistra come collocazione tattica? Ma lo sta studiando l'allenatore, lo sta studiando tutti i giorni per vedere come reagisce e come si propone nelle diverse zone di campo. Ci sembra oggi che possa far tranquillamente il centrale, certo accreditarlo della possibilità di sostituire Liverani mi sembra eccessivo, no? Una responsabilità eccessiva, però è indubbio che quella zona di campo è la zona dove lui sviluppa un'azione sia dinamica che tecnica di grande livello, molto di più che sulla zona intermedia del campo. Direttore, felice di Casami, oltre ogni più rosea aspettativa? No, ma io non sono felice di Casami, sapevo che Casami aveva queste qualità, sarò felice quando ce le farà vedere in maniera reiterata la domenica qualora giocasse nelle partite importanti. Perfetto, direttore, chiudiamo con Edinson Cavani, che è stato un po' l'argomento della scorsa settimana. Ecco, innanzitutto le chiedo, come per Kier, se anche lì lei si aspettava magari qualche club più titolato che disputasse la Champions League, che andasse decisamente sul calciatore. E poi alla fine questo pseudo intrigo tra Cavani e l'Inter, questi contatti con gli agenti del calciatore, cioè l'Inter lo ha un po' illuso, lo ha un po' sedotto e abbandonato, visto che col Palermo non si è mai presentato ufficialmente. Ha sedotto e abbandonato chi? Il calciatore o il Palermo? No, l'Inter al calciatore, visto che col Palermo non si è mai presentato. Perché noi non ci lasciamo sedurre facilmente, non siamo fragili di costumi. No, ma Cavani penso che abbia scontato semplicemente una cosa, c'erano molte squadre che lo hanno attenzionato e lo stavano seguendo, però credo che, dato che il calcio vive anche di una grande emotività o passeggera, transitoria, legata a episodi, partite, eccetera, il mondiale in qualche maniera ha messo in vetrina un ottimo calciatore, ma gli è mancata a Eddie in quelle 3-4 partite la soluzione plateale, pirotecnica, la soluzione che così sposta il livello di attenzione molto in alto, no? Ha fatto molto bene, però le società che lo stanno seguendo magari si aspettavano qualcosa di eclatante nella gestualità tecnica, e quindi si sono raffreddate un pochino le attenzioni di questo serie. È rimasto il Napoli, che per quanto per quello che è il mio pensiero ha fatto un grandissimo colpo, perché Cavani è un giocatore formidabile e devo dire che De Laurentiis e tutto lo staff, Bigon e Mazzari hanno fatto un grande colpo. D'altronde l'ha fatto anche il Palermo, perché Palermo, per le vicende che voi conoscete, che riguardano comunque i cicli dei calciatori in questa società, era nella necessità di trovargli una sistemazione.
Per chiudere la parte sull'Inter, direttore, ha un po' sedotto e abbandonato Cavani, e poi secondo lei è rimasta un po' spiazzata da questa sterzata, da questa virata così decisa della vostra negoziazione col Napoli? Forse non se l'aspettava. Ma guardate che l'Inter, voi l'accreditate di questo esercizio di seduzione sul calcio italiano, io invece, fatta salva la mia ammirazione per i risultati che stanno ottenendo, non la sento questa fascinazione, voglio dire. Non so, come tutte le altre che fa il mercato. Di Cavani si è occupata a gennaio, abbiamo parlottato io e Branca, voglio dire, poi evidentemente l'Inter non ha ritenuto che Cavani fosse un rinforzo per loro, se no si sarebbe fatta sotto dignitosamente attraverso i canali consentiti e i canali consueti del calcio, cioè presidente a presidente, direttore sportivo a direttore sportivo. Questo non è successo, quindi vuol dire che Cavani non rientrava nel progetto Inter. Direttore, l'ultimissima, se la volontà di Cavani preminente di rimanere in Italia non fosse stata appalesata con una certa forza anche tramite esternazioni pubbliche, probabilmente il Palermo avrebbe chiuso prima con una squadra estera. No, allora forse mi sono spiegato male. Noi non potevamo chiudere con nessuno perché l'interesse verso Cavani era rilevante e di numerose società, però non è mai stato decisivo, quanto sarà una squadra russa che ha fatto un'offerta ufficiale che noi abbiamo ricusato circa un mese fa. Manuela, vuoi fare una domanda prima che salutiamo il direttore? No, soltanto una curiosità, direttore, insomma, mettiamo da parte il calcio mercato. I nostri inviati in Austria ci fanno sapere che il presidente Zamparini sta incontrando il principe saudita, insomma, cosa c'è dietro questo incontro? Per alleggerire un po' la conversazione. No, c'è una sua relazione personale, in Palermo non c'è niente a che vedere, non penso proprio che Zamparini stia cedendo il Palermo a chi che sia, tantomeno a un poi mi dite principe arabo, non so se degli Emirati o di Arabia, comunque è un suo ospite personale, c'è un'amicizia di famiglia, ma non c'è niente a che vedere il calcio. Direttore, insomma, l'importante ovviamente che non ci privino, non ci tolgano della competenza, della conoscenza e della abilità di un professionista qual è il direttore sportivo del Palermo, Walter Sabatini. Noi la ringraziamo per la pazienza, direttore, buon pomeriggio, buon lavoro. Grazie a voi. Arrivederci.